Buongiorno a tutti, questa nuova rubrica della Juventus. Buongiorno a tutti. Allora, la Juventus, signori miei, ha più modi di presentarsi. Abbiamo visto quella contro l'Inter, quella nella Supercoppa, vinta... annichilendo un Napoli che ne usciva da un 6-0 e noi da due gol presi, non giocando praticamente. Si sono visti anche dei difetti di Pirlo con l'Inter, non aver messo una formazione adeguata evidentemente, tolto il discorso di Cuadrado che non poteva giocare, però Arthur e McKennie potevano essere benissimo messi subito. E non dico che non avremmo perso, perché non si può dire questo, ma con un atteggiamento diverso e questi due messi dentro, lascio a voi le conclusioni, voi tutti, interisti e juventini, fate un po' voi, tanto poi il campo dirà a maggio chi è davanti e chi è dietro, quindi di lì nessuno potrà più dire niente a riguardo. Io vedo note liete per il futuro, che sono appunto questo centrocampista nuovo con Betancur, Rodrigo Betancur, Arthur e McKennie. E McKennie, ragazzi, questo è un centrocampo. Poi Rabiot, anche lui è entrato bene. Bernardeschi ha buttato via le critiche. Avete visto, ma sono bastati 20 minuti che ha buttato via tutte le critiche. Solo chi corre può scrivere la storia. Lo dice il nostro inno, e non sono mai parole banali. Non sono mai parole banali quelle dell'inno. Sentitelo bene tutto. Anzi, sotto con la musica. Così almeno sentite le parole mentre parlo in sottofondo. Poi questa cosa qui, sono parole. Capisco bene che voi tutti... vorreste qui uno con una palla di vetro che potesse dire chi arriva col calcio mercato, di sicuro, chi è che vincerà lo scudetto, chi è che vincerà la Champions, un eventuale triplete. E siamo su un gioco su tutti i fronti. Lo scudetto dipende anche da altri, evidentemente, ma ricordatevi che siamo passati primi nel girone davanti a Barcellona, quando ancora era una Juve altalenante. Il futuro dirà se lo siamo rimasti altalenanti o se veramente questa Supercoppa è un punto di svolta. Basta, io non dico più niente, forse riguardo al calcio mercato si può dire ancora, aggiungere prima di chiudere, che Scamacca potrebbe arrivare a gennaio, che Dira potrebbe essere reintegrato, scrivete qua sotto cosa ne pensate, perché con l'aria che tira bisogna pensare anche a che dire. Con questa mi rima bella, saluto e alla prossima, ciao, e fino alla fine forza Juventus, ciao.